e benvenuti. Innanzitutto mi presento, sono l'avvocata Romina Marongiu, sono iscritta all'albo degli avvocati di Oristano e esercito la mia professione prevalentemente in materia penale e di diritto di famiglia e sono particolarmente lusingata e entusiasta di entrare a far parte del progetto sperimentale della Scuola del Popolo di Oristano, in quanto ne condivido e ne apprezzo particolarmente gli obiettivi, che sono fondamentalmente quelli di avvicinare gli utenti del web a tutta una serie di tematiche di interesse e sollecitarne l'approfondimento anche all'esterno del web. E tutto questo ovviamente non solo nell'ottica dell'accrescimento di quello che è il bagaglio culturale di ciascuno, ma anche e soprattutto con la finalità di agevolare e incentivare la creazione di un pensiero critico rispetto alla realtà in cui siamo inseriti, da parte di ciascuno. E questo perché anche se appare quasi banale dirlo, con l'avvento del web e soprattutto con i social media, tutti quanti veniamo giornalmente bombardati da una serie di informazioni, nozioni che spesso condividiamo acriticamente senza preoccuparci particolarmente da dove provengano, senza quindi verificarne le fonti e soprattutto senza verificare la competenza di chi appunto di queste informazioni si fa veicolo, il che ci espone a quello che è il rischio di cadere vittima della disinformazione e delle fake news e di diffonderle a nostra volta. E ancora di più ci espone a un rischio maggiore di essere manipolati per i fini più disparati, che sono i fini poi di coloro che diciamo così, che queste informazioni veicolano sul web. Tutto questo ovviamente è particolarmente dannoso per quella che è la democrazia del nostro paese, ma in generale proprio la difficoltà di creare un pensiero critico è qualcosa, è la necessità di vagliare sempre quelle che sono le fonti delle informazioni che veicoliamo, appare di particolare interesse. E questo diciamo che è un po' lo scopo anche di questo progetto. Nello specifico io, per quelle che sono le mie competenze, vi aiuterò e vi introdurrò alla conoscenza della Costituzione italiana, perché ho pensato che potesse essere di un interesse proprio trattare il tema della Costituzione italiana. Innanzitutto perché la Costituzione italiana rappresenta la legge fondamentale del nostro Stato. E legge fondamentale significa che tutti i diritti che noi vantiamo sia nei confronti degli altri consociati che nei confronti dello Stato, ma anche tutti i doveri ai quali siamo tenuti e gli obblighi a cui siamo tenuti per legge, trovano il loro fondamento e spesso i loro limiti proprio nella Carta Costituzionale, sebbene in forma embrionale, diciamo. Non solo, anche lo Stato istituzione, quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica. Tutte queste istituzioni nelle quali che ci governano e che sono particolarmente importanti per le nostre vite trovano la loro regolamentazione basilare all'interno della Carta Costituzionale. Per cui appare particolarmente importante per tutti, a mio parere, avere una nozione, diciamo così, avere una conoscenza almeno basilare, basica, dei principi fondamentali della Costituzione. E per questo vi invito tutti a seguirci in queste lezioni, sperando che anche attraverso la trattazione di temi di attualità questa rubrica vi possa essere utile in qualche modo ad affrontare e a giudicare la realtà che vi sta intorno in maniera più corretta. Vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.